Tutti in questa puntata vedremo come realizzare un barrage dinamico, ovvero un barrage del genere con una lettera in alto, delle lettere sotto che cambiano e noi dovremo ovviamente cliccare soltanto le lettere che sono uguali al target. Ok, vediamo subito come si fa. Partiamo da un progetto vuoto. Andiamo per prima cosa a creare l'oggetto con le lettere. Quindi sarà uno sprite con 5 costumi, che sono ovviamente le lettere A, E, I, O, U, perché vogliamo farlo con le vocali. Quindi andiamo a scegliere il nostro sprite tra le lettere. Primo costume, la A. Ok, aggiungiamo le altre lettere. La prima cosa che ci tengo a creare è la pagina, perché soprattutto chi ha le prime armi potrebbe essere tentato di creare una pagina di questa inserendo le lettere a uno a uno. Ovviamente non è una buona scelta, perché se poi cambiamo i comportamenti di una lettera, dobbiamo andare a cambiare i comportamenti di tutte le altre lettere a uno a uno, e non è senz'altro un qualcosa di economico. Quindi, ora che ho creato la mia lettera, vediamo subito come cambiare, come creare automaticamente una pagina. Possiamo farla 5x4, direi, di lettere. Allora, prima cosa, all'inizio del gioco, proprio all'inizio, lo facciamo un po' più piccolo, ok, così. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare due variabili, posizione x, posizione y. Partiamo ad esempio da qui, no? Quindi vogliamo fare una riga di 5 lettere che partano da x-11 a y-131. Quindi facciamo un ciclo per, perché dobbiamo ripeterlo 5 volte. Okay. Prima cosa, la variabile x, posizione x, la portiamo, abbiamo detto, a meno 132, meno 133, posizione iniziale. La variabile y la portiamo. Posizione y la portiamo ad esempio a 11. Ora, per 5 volte noi dobbiamo creare un oggetto, crea clone di me stesso, ok, e mettiamo questa condizione: quando vengo clonato, mettimi nella posizione che è data dalle variabili posizione x e posizione y. Ovviamente, visto che le variabili sono ferme, verranno creati 5 oggetti nella stessa posizione. Qui ci sono 5 oggetti creati a meno 133, 11. Ma se noi mettiamo che ad ogni ciclo vogliamo cambiare la variabile x, ad esempio di 20 o di 30, succede questo. Viene creata la prima a x-133, 11, la seconda x-103, 11 e così via. Questo c'è comodo perché ci basta cambiare il valore della x, vedete, per distanziare le lettere. Ecco, abbiamo creato la prima riga, forse qui bisogna farla anche più in alto. Attenzione adesso, come fare la colonna? Dobbiamo ripetere questo stesso ciclo, quindi questo ciclo viene inglobato in un altro ciclo, stavolta facciamolo di 4, così facciamo 4 colonne. Quello che è importante all'inizio del ciclo è riportare la x alla posizione iniziale, perché quando io arrivo qui, lui dovrà aumentare la y, ma dovrà anche resettare la x. Quindi all'inizio del ciclo portiamo la variabile x a meno 153, e se io lo faccio partire adesso mi farà la stessa cosa di prima ma sulla riga, cioè mi ha creato 5 righe quadrate.
quattro righe, scusate, sovrapposte. Questo perché alla fine di ogni riga, alla fine di ogni ciclo, dobbiamo cambiare la variabile y di, facciamo sempre 50. Meno 50, scusate perché dobbiamo andare a scendere. Ok, la pagina in questo caso è pronta. Poi, ovviamente, graficamente potremmo anche disegnare uno sprite pagina un po' più piccolo, così posizionarlo qui. Lo mettiamo poi sullo sfondo, lo facciamo magari di un grigino così. Quindi questo all'inizio del gioco lo mettiamo in secondo piano. Ok, abbiamo creato quindi la nostra pagina. Ora, appena l'oggetto viene creato, noi per sempre gli diamo questo comportamento. Creiamo una variabile da trovare, ok? Facciamo un ciclo per cui ogni 5 secondi il costume di ogni oggetto clonato deve essere un numero casuale tra 1 e 5. Quindi aspetto, passa al costume quale? Un numero casuale tra 1 e 5, quindi una delle 5 lettere. Perché è così veloce? Perché dobbiamo mettere ovviamente un controllo di attesa, un esempio di 5 secondi. Quindi adesso, indipendentemente dagli altri, ogni 5 secondi tutte queste lettere cambieranno di costume. All'inizio del gioco creo sempre un ciclo, per sempre. Qui posso anche decidere di farlo o con gli stessi tempi delle lettere o con tempi diversi. Quindi, ad esempio, possiamo fare, sì, portiamo la variabile da trovare a un numero casuale tra 1 e 5. Ok. Cambiamo il costume della prima sprite alla variabile casuale tra 1 e 5. Quindi praticamente stessa cosa. Non so se fargli attendere 3 secondi. Proviamo a fare con 3 secondi così non hanno gli stessi tempi. Lui cambia, passano 5 secondi, cambiano gli altri. Ora, la cosa importante qual è? Che io devo passare al costume non dato da un numero a caso tra 1 e 5, ma un numero dato dalla variabile da trovare. E questo perché? Perché io metto un altro comando, per cui quando uno di questi oggetti viene cliccato, quando si clicca questo sprite, se e solo se il costume attuale di questo sprite è uguale alla lettera da trovare, quindi se il numero del costume è uguale alla lettera da trovare, allora questo costume viene nascosto. Creo un'altra variabile che chiamo esatte. E esatte che all'inizio del gioco starà a 0, mi aumenta di 1. Vediamo se va tutto bene. Ok, vedete 3, adesso la A è cambiata, adesso devo trovare la O.
Adesso devo trovare di nuovo l'ama, sono cambiate le lettere, quindi devo stare attento sia al cambiamento del target sia agli altri. Ovviamente posso impostare dei tempi più lunghi per rendere il gioco meno frenetico. Cosa potrò fare di ulteriore? Ovviamente posso cambiare questo se con un se altrimenti, quindi metto un altrimenti che mi va a incrementare il numero di una variabile nuova che io posso chiamare errate. Quindi creo una variabile errate. Poi ovviamente oltre alla variabile posso mettere anche che so dei suoni, delle animazioni, eccetera. Quindi esatte errate, errate all'inizio la porto a 0, poi la aumento di 1. Ok, quindi se io clicco male, vedete che errate aumenta, se clicco bene, mi aumentano le esatte. Ovviamente quante lettere ho? 5x4, 20, quindi poi l'altro, il comando finale quale potrebbe essere? Se esatte uguale a 20. Ok, fermiamo tutto e lanciamo un messaggio vittoria, disegno un nuovo sprite. Hai vinto, che ovviamente all'inizio del gioco è invisibile e diventa visibile nel momento in cui arriviamo alle 20 immagini trovate. Vediamo se riusciamo a fare una sessione completa. Quindi codice. A situazione all'inizio del gioco, aspetto. Nascondi, situazione quando ricevo il messaggio vittoria, aspetto mostra, controlliamo che qui vada tutto bene. Ok, ci proviamo. Allora, clicchiamo sulle i, adesso è già cambiato, c'è una sola u, ma sono cambiati anche gli sfondi, quindi u, cambio con la a, per fortuna è rimasta la a, adesso c'è la u. Ancora la U, per fortuna sono cambiate le lettere, E, 2O, ce la posso fare, vediamo I, se una diventa I è fatta, perfetto, O, ce l'ho fatta, mi mancano allora 1, 2, 3, speriamo che diventino uguali, si potrebbe fare un comando ulteriore che quando ne resta soltanto uno diventino uguali, ma ce l'ho fatta, vedete, esatte 20, ho vinto. Bene, per questo tutorial è tutto. Alla prossima!